Il balletto nacque nell'atmosfera di grandezza e lusso che contraddistingueva la vita a Versailles alla fine del XVII secolo, alla corte di Luigi XIV, il Re Sole. Costui era in verità un personaggio assai fantasioso. Amava molto Versailles e vi soggiornava con la sua corte quando non era in guerra alla testa del suo esercito. Seguì i lavori per la costruzione del Palazzo Reale, che durarono 20 anni, sempre attento ad ogni minimo dettaglio e anche la posa in opera del giardino, progettato da Messie Lenotre. Divenuto re all'età di 5 anni, regnò per i 72 successivi ed è veramente strano che i libri non dicano quanto lui abbia fatto per il balletto. È scritto soltanto che in gioventù era un ottimo ballerino, dote molto importante in un periodo tra il XVII e il XVIII secolo, in cui la grazia era particolarmente apprezzata. In quell'epoca i balletti erano tenuti a corte e non erano certo simili a quelli che vediamo oggi. Gli interpreti erano i cortigiani, amatori dunque, e il palcoscenico non era un teatro ma un salone del Palazzo Reale. Luigi XIV fece la sua prima apparizione come ballerino all'età di 12 anni e a 14 interpretò il ruolo del Sole in uno spettacolo che durò qualcosa come 13 ore, il tutto intervallato da diversi banchetti. Il soggetto di questo spettacolo era la glorificazione del re, il Re Sole appunto. Lo immagino entrare nel salone degli specchi, questa fantastica stanza, e incedere con passo lento tra ali di persone che si inchinano al suo passaggio. Ogni movenza di Luigi XIV era regale: togliersi il cappello alla presenza delle signore e degli alti dignitari, al semplicemente toccarselo per rispondere al saluto delle persone di rango inferiore. Ogni dettaglio del comportamento a corte era estremamente curato. Certo, non tutti i nobili volevano vivere fuori Parigi, ma il re amava andare a caccia nei dintorni di Versailles e la sera a corte si ballava. Il Re Sole si divertiva nella slow courant, la sua danza preferita. Era una società molto ristretta e ognuno sapeva tutto dell'altro, nessuno aveva segreti, neanche il re. Luigi XIV si innamorò di Versailles quando vi portò la moglie. Si erano sposati nel 1660. All'epoca non esisteva ancora la reggia, ma solo un modesto castello costruito dal padre. Probabilmente agli inizi era più innamorato di Versailles che di sua moglie. Infatti fu solo 4 anni dopo, appena finita la costruzione del giardino, che diede il primo grande ricevimento in onore della sua consorte. Quelle feste meravigliose si svolgevano in diverse parti della reggia. I banchetti, ad esempio, venivano organizzati all'aperto e dagli alberi pendevano frutti di ogni genere. Venivano anche montati dei teatri nel parco, dove il re e la sua corte potevano assistere a commedie scritte per l'occasione da Molière. Il padiglione a forma ottagonale era il luogo canonico per le danze. La prima festa durò 3 giorni e fu rappresentato anche un nuovo balletto scritto da Lully. Il cortile in marmo che si trova all'ingresso del palazzo fu trasformato in un palcoscenico e illuminato da 4.000 candele. La festa poi finì in un tripudio di fuochi d'artificio. Penso che Luigi XIV abbia avuto molto a cuore la danza. Diede grande impulso alla professionalità, trasformando quella del ballerino in una vera professione.
Ebbe intuito nel pensare che nelle mani di professionisti la danza si sarebbe potuta evolvere senza limiti. Così decise di occuparsi anche di balletto durante il suo lungo regno, fondando una scuola e una compagnia di danza nel 1669. When he established the first professional ballet school and company, and that was in 1669. And I can't help thinking. Mi domando che effetto gli avrebbe fatto se avesse potuto vedere che 300 anni dopo ciò che lui aveva seminato si era sparso in tutto il mondo, persino in Cina. And flourish and would spread right across the world, even to far Cathay, which we call China. Ora si può vedere un balletto da Caracas a Città del Capo o a Pechino e la tecnica è unica. E non a caso i nomi dei passi di danza sono tutti francesi. La scuola di danza di Pechino fu fondata nel 1954 e recentemente gli studenti hanno messo in scena La piccola fiammiferaia di Hans Christian Andersen con musiche e coreografie di artisti cinesi. Da Pechino all'Opéra di Parigi, il lavoro per gli studenti è sempre duro perché identica è la tecnica di insegnamento. Si continua una tradizione vecchia di 300 anni. The boys are accepted into the
I ragazzi vengono accolti a scuola dai 10 ai 16 anni. Così le classi sono diverse a seconda dell'età e della bravura degli allievi. Le lezioni di danza si svolgono la mattina, mentre nel pomeriggio c'è lezione di cultura generale, come per tutti quelli che studiano all'opera. Ora l'insegnante sta spiegando ai ragazzi quale sarà il prossimo passo che dovranno eseguire. Questa classe è quasi alla fine della lezione. Stanno cominciando a provare i salti che vanno sempre fatti quando i muscoli sono riscaldati per evitare incidenti. Et avec la tête surtout, en descendant et en remontant la tête du côté de la jambe et contrairement. Alors, hein? This is going to be the last step in the class. Questo è invece il modo con cui si conclude sempre la lezione. Si chiama grand battement. Questo invece è l'inchino che i ragazzi rivolgeranno al pubblico quando diventeranno dei ballerini. Il coreografo Roland Petit ha iniziato qui la sua carriera, continuando una tradizione lunga 300 anni. Roland, a che età ha iniziato? A 10 anni e proprio in questa stanza. A 15 anni ero nel corpo di ballo. A 16 iniziai a fare le coreografie. A dire il vero, non ero entusiasta dei balletti che eseguivo. Così pensai che forse avrei fatto meglio a creare delle coreografie. L'unico modo per esprimere realmente me stesso. Non eri un po' troppo giovane? In realtà, quasi tutti i coreografi hanno iniziato molto presto. Non diventi coreografo perché smetti di ballare. È una passione che hai dalla nascita. Ero presente alla prima della Carmen. Fu fantastica. Da dove hai preso l'idea per quel balletto straordinario? Non è che sapessi molto di opera all'epoca. E durante una tournée in Germania andai a vedere la Carmen. Quando mi imbattei nell'ouverture, subito capii che quello era il balletto che stavo aspettando. In realtà, questa idea di fare un balletto con ragazze che fumano sigarette e con scene in camera da letto non era certo comune. Lasciai il teatro senza finire di vedere l'opera che penso di aver visto 10 anni dopo. Andai al consolato francese dove trovai il libro di Mérimée da cui era stata tratta la Carmen. Adattai la storia al balletto, ascoltai la musica e scrissi la coreografia. Dopodiché andai a Londra dove rappresentai la prima. Fu una cosa meravigliosa.
Lo facesti per tua moglie, Zizi Jean-Marie? Sì, e lo sai. Ci conoscevamo sin dal tempo dell'opera. Studiavamo insieme proprio in questa stanza. Avevamo 10 anni e litigavamo spesso. Te lo ricorderai, penso. Poi scrissi questo balletto per lei. In seguito ci sposammo e stiamo ancora insieme. La Carmen fu creata da Roland Petit nel 1948. La musica è di Bizet. Questa è la scena della stanza da letto con Zizi Jean-Marie e Roland Petit.
Around the ceiling of the foyer de la danse. Attorno al foyer della danse ci sono i ritratti delle ballerine più famose a partire dal periodo in cui fu costruito questo teatro, nel 1875. Quando Luigi XIV fondò la prima scuola di balletto professionale, ai gentiluomini di corte era permesso prendere parte a rappresentazioni. Tuttavia, il palcoscenico non era considerato un luogo conveniente per le donne, così tutti i ruoli femminili venivano ricoperti da uomini. Nel 1861 apparve sulle scene il primo gruppo di ballerine guidato da Mademoiselle de la Fontaine, una giovane di 26 anni. La chiamarono la regina della danza, ma certamente il pubblico non era come lei avrebbe desiderato. Molti erano ubriachi, altri si portavano i cani a teatro, per non parlare delle canzonacce oscene che il pubblico intonava spesso. Per questo sono contenta di essere la seconda Fontaine e non la prima, che in verità si ritirò presto in convento. Stranamente nessuno ne ricorda il nome. Le succedette invece Marie-Thérèse Berdoux de Soubligny. Era una bella danzatrice. Fu la prima a traversare la Manica per ballare a Londra. La Soubligny ballò spesso in coppia con Monsieur Ballon, permettendogli di stringergli la mano e di tenere il cappello in sua presenza. Privilegio assai raro per una persona comune e che il re concedeva soltanto a Monsieur Le Notre, il giardiniere di Versailles. Monsieur Ballon ebbe una luna di nome Marie Salé, famosa per aver danzato esprimendo emozioni e non mostrando soltanto tecnica. La sua rivale fu la Camargo, che all'epoca fece scandalo per aver accorciato il suo costume per evidenziare la bellezza di passi di danza come questi.